Grazie. Ma abiti in quelle montagne là? No, sono un'ora e mezza. La casa di Bernard Alba è uno di quei testi che mi ha aiutato a empatizzare con la materia teatrale. Mi spiego meglio. 10 anni fa, studente della Scuola del Teatro Stabile di Torino, mi sentivo distante comunque dal palcoscenico, dalla platea, dal teatro. Mi sentivo un pesce fuor d'acqua perché venivo da un contesto molto lontano dal teatro e mi sentivo in qualche modo non parte di questa struttura. A me i testi hanno portato dentro. Perché mi hanno portato dentro? Perché parlavano in maniera alta di qualcosa che io conoscevo molto bene. Parlavano di provincia, parlavano di volontà e ambizione di fuggire, di sentirmi parte di non un micromondo, ma di un mondo più grande. Questo parlavano di ragazzi che cercavano la felicità altrove. E quindi mi sono sentito non abbandonato, ma parte di qualcosa. È molto facile, quando passi da una piccola città a una grande città, a un piccolo contesto a un grande contesto, sentirsi soli. C'è l'adolescenza, ci sono dei momenti dove ti senti veramente minuscolo. I testi mi hanno permesso di dire: va bene, ma la sofferenza che stai provando in questo momento, la delusione che stai provando in questo momento, storicamente è già stata provata da qualcun altro ed è stata affrontata, quindi l'affronterai anche tu. No, sono nei dintorni dell'abitazione, devi essere da solo a 200 metri dall'abitazione, ma Torino o Palamazzo, stesso lockdown. Questi giorni immagino non siano stati felici e facili. Sono giorni che parlano di limiti, di mura, di chiusura. È un tema che purtroppo approfondiremo ancora nelle nostre vite quotidiane. Vi chiedo di mettervi vicine le figlie. Sedute, ma tutte con la propria parrucca. La casa di Bernard Alba è un testo che mi ha parlato esattamente di questo, perché si parla di un micromondo, di pareti strettissime che non lasciano respirare i giovani, le giovani in questo caso, che vivono all'interno di queste pareti. L'ho voluto affrontare in questi anni perché è un tema molto vicino alla mia generazione. La famiglia, la provincia, la chiusura, tutto quello che ci riguarda noi come generazione, a noi come generazione proprio tantissimo. Anche, cioè, a me che sono nata in provincia, come Giuliana che è nata in città, però c'è, cioè, proprio lo stesso modo, ci tocca e riusciamo a farcene interpreti in una maniera veramente, secondo me, ottima. Possiamo girare per tutta l'Europa con 30 euro. È il momento dove abbiamo una potenzialità di spostamento incredibile. I nostri genitori non hanno avuto questa possibilità. Possibilità di viaggiare al mondo, non abbiamo la scusa dell'economia, perché noi possiamo viaggiare il mondo con poco, ma mai come adesso troviamo dei giovani che decidono di stare nelle proprie camere. Se qualcuno ci vede dall'esterno, siamo semplicemente davanti a uno schermo in un angolo. Mi chiedo alle figlie di alzarvi e di stare verso di me, come nel monologo di Augusto. I pensieri rispetto al testo sono durati 8 anni. Finalmente ho la possibilità di metterlo in pratica. Iniziamo alle fonderie Limone le prove. Feel no sorrow, feel no shame, come tomorrow, feel no pain.
fatto le prove alle Fonderie Limone, quindi in una situazione di grande agio, perché avevamo la casa lì e pian piano si è costruita la vita di questa casa, si sono costruite le relazioni. Sei talmente orgogliosa che preferisci metterti una benda davanti agli occhi. E intorno a noi inizia un allarme. È cominciato il bollettino di guerra, tra virgolette. Avevamo contatti con l'esterno e l'esterno ci diceva che stava succedendo qualcosa di molto grave. E progressivamente questo qualcosa di grave entrava dentro il nostro lavoro. E quindi inizialmente proviamo a far finta di niente, ad andare avanti, piano piano invece ci rendiamo conto che non debutteremo. Infatti una settimana prima del debutto, quando ci dobbiamo spostare dalle Fonderie Limone al Teatro Gobetti, lo spettacolo viene interrotto. Ci siamo trovati l'8 di marzo e abbiamo capito che non avremmo potuto debuttare a una settimana dal debutto. È stato un colpo abbastanza duro. Vedere un progetto che nella mia testa era veramente presente da almeno 8 anni, lo vedi finalmente disegnato, costruito, messo sul palcoscenico, e lo stesso giorno che viene messo su quel palcoscenico è il giorno che ti dicono non verrà fatto. Allo stesso tempo non mi sembrava il caso di manifestare un dolore rispetto al mio spettacolo. Ci siamo salutati, per quanto mi riguarda, in fretta e furia, perché volevo allontanarmi il prima possibile da quella che era una ferita, per cui sono proprio letteralmente scappata ai miei bagagli e niente, un giorno siamo andati nelle nostre case, ci siamo chiusi in quelle case con però la promessa che ci saremmo ritrovati. Tempo passa, il sole arriva e questo viene in qualche modo lasciato alle spalle e si ricomincia a pensare allo spettacolo. E dici, ok, adesso lo farò. Lo Stabile di Torino mi comunica che lo spettacolo, mi conferma che lo spettacolo verrà ripresentato in stagione. Tra l'altro, con la bellissima sorpresa che avremo lavorato al Teatro Carignano, non più al Gobetti, che è un teatro bellissimo, ma non tanto quanto il Carignano. Debuttiamo, e il debutto è strano perché ovviamente ci sono poche persone in platea, ma ciò nonostante si sente la forza dello spettacolo, nello sguardo degli spettatori, negli applausi molto forti rispetto alle poche mani presenti in sala. Nascere davanti al pubblico lo spettacolo qui dentro, per poche persone, tutti quanti isolati e con la mascherina, è stato veramente molto molto emozionante. Quindi avevamo i denti così stretti che ogni giorno però dicevi ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, e poi abbiamo visto il pubblico, cioè il pubblico era... questo spettacolo è bellissimo. È stato commovente, forse più di altre volte, perché eravamo noi lassù e tanta fatica, e loro qui che sono venuti anche loro con tanta fatica, perché comunque venire a teatro, nonostante che il teatro sia un luogo sicurissimo,
Comunque, uscire di casa e venire qua in un momento così vuol dire proprio avere un amore anche per questo luogo, insomma. Quello che succedeva intorno a noi in realtà aveva la forma di un cerchio che andava sempre più stringendosi. E dopo 3 giorni lo spettacolo viene interrotto nuovamente. E così, insomma, ci è andata bene per 3 repliche e poi, insomma, fatalmente si stavano fermando in tanti, ci siamo fermati anche noi. 2 giorni dopo si interrompe, no? Chiudono tutti i teatri, le repliche dei teatri, quindi in qualche modo abbiamo anticipato di 2 giorni la chiusura. E a quel punto era chiaro che non saremmo più tornate in scena. Noi interrompiamo lo spettacolo 3 giorni dopo il debutto perché un componente del cast è positivo. Allora, come stai? Beh, sto benissimo, io potrei saltellare, andare in giro e correre a destra e a manca, ma... Vabbè, questo è l'importante, dai. Voi come state invece? Bene! Pausa. Tanto siamo qua, è già quella lunga, dai. Senti, perché non sei qui in questi giorni di riprese? Purtroppo, ahimè, non si sa ancora come, non ho ancora capito. Io sono il positivo del cast. Sono io l'infetto. Sono io. Il positivo sono. E quindi sono rimasto a casa, nonostante non avessi sintomi, ma ho avuto una leggera febbre il primo giorno quando ho fatto il tampone ed è risultato positivo. Perché ci hanno detto che c'era stato un caso positivo al Covid e quindi noi, in quanto contatti di primo grado, eravamo sottoposte a quarantena fiduciaria. L'intero cast deve andare in isolamento. 10 giorni prima del nuovo tampone. Sono state un po' di lacrime prima. Abbiamo preso tutte le nostre frasi. Io e la Fra abbracciate. Siamo anche abbracciate perché tanto ormai. In quarantena. Sì. Giuliana piangeva al telefono. Io ho portato giù la mia bici e via. Abbiamo lasciato il camerino così com'era, che quello ha fatto anche impressione. Abbiamo fatto via in fretta, via dai camerini, però lasciate tutto così com'è perché verranno a sanificare. Cioè, abbiamo tolto tutte le nostre cose. Abbiamo tolto tutte le nostre cose e lasciato i vestiti. Ma anche perché c'era l'idea che dopo i 10 giorni si potesse riprendere lo spettacolo. Lo spettacolo, sì. Se non fosse stato, nel frattempo i teatri hanno chiuso, quindi... È tragicamente molto vicino a quello che provano le figlie della casa di Bernarda Alba. Beh, indubbiamente quello che è accaduto è incredibilmente lo specchio di quello che accade alle donne della casa di Bernarda Alba, perché ci siamo trovate chiuse, ma proprio impedite ad uscire anche per la quarantena che abbiamo dovuto affrontare. La cosa più brutta di tutto, secondo me, è quando ci hanno detto non potete stare insieme voi. Eravamo fuori casa, eravamo ancora più in prestito, mi viene da dire, ecco, ancora più in una sospensione, in un'incertezza generale, quindi questa seconda volta il lavoro era molto presente, era presente la delusione di aver dovuto interrompere delle repliche che stavano andando benissimo. E quindi sono andata a controllare cosa devi fare quando sei in quarantena fiduciaria. E la prima pagina che mi è uscita era se sei in quarantena fiduciaria ti consigliamo di non uscire e di avere meno contatti possibili, ma non c'era scritto sei obbligato a. E quindi io, piena di gioia, sono andata da loro e ho detto ragazzi, io ho trovato questa roba qua, guardate che se noi possiamo uscire, in realtà c'è scritto. E Ila subito mi ha detto, no vedi, questa è la Svizzera, non è l'Italia. Ma secondo me, guarda che la stessa cosa è proprio, no, io ho letto, non è così. Non avendo niente da fare e sapendo che c'è un negozio di musica a 50 metri, ho detto, sai che c'è? Impara a strimpellare l'ukulele.
Allora chiamo e dico: potete allungarmi per favore? Sono in fonderia Limone, sono a 50 metri, sono in quarantena fiduciaria, purtroppo non posso uscire dal cancello, mi potreste allungare un ukulele? E il primo tipo mi ha detto: sì, non c'è problema, però adesso sono da solo, chiamami pomeriggio che siamo in due, mi stacco un attimo. Pomeriggio richiamo, mi risponde una tipa che mi dice: sì, però stamattina non hai, faccio ciao, sono quella dell'ukulele, sì, però stamattina non hai parlato con me, raccontami, no, perché non puoi venire? Gli faccio: guarda, io sto bene, ma purtroppo ho avuto un contatto con un positivo, sono in quarantena fiduciaria. Ah, no, io non mi avvicino a te. Non, proprio per questo non te lo porterò, lo compri con la spedizione. Gli ho detto: ma devo pagare 7,50 euro di spedizione, aspettare due giorni per 50 metri? E lei fa: sì, io a te non mi avvicino. E lì sono stata male, per fortuna avevo portato i miei quattro pennarelli, ho iniziato a... e ho appeso cose all'armadio, ho detto: io ho bisogno di colore qua dentro, cioè ho proprio bisogno di vivere. Quella roba lì è stata la batosta più grande. Quando ci hanno messo in lockdown, cioè stavamo lì, stavamo a casa, sapevamo com'era. Adesso questo... diteci cosa dobbiamo fare, dateci la regia della nostra vita in questo momento, perché questo per me è molto pesante. Forse ecco, l'unica salvezza sta nel saper rendere positiva l'attesa. Ah, questo giorno dei pancakes. No, ah, che buoni. Chi ha fatto? Io. Giuliano. Abbiamo portato il mio salame di cioccolato. È vero. Perché ce l'hai portato, sì. Era proprio l'inizio. Ci ha consolato tanto, ma eravamo... E stiamo facendo la torta di mele. La torta di mele a distanza e con la mascherina. È vero! Situazione post tampone, eccoci qua. È andata. La prima uscita dal cancello dopo 10 giorni. Champion, my friends. Era il nostro brindisi da libere. Il mio giorno di libertà. Anche te. Eccoci. La famiglia Alba. Come fai a combattere qualcosa di più grande? Accetta che c'è qualcosa di più grande. Noi non siamo grandi, siamo finiti, non ci saremo più, probabilmente non saremo, non tutti quanti saranno ricordati. E va bene, ok. Cioè, che di nuovo è successo con questo spettacolo. Cioè, poteva succedere con qualsiasi altro spettacolo. Poteva succedere 2 settimane, cioè è incredibile come questo spettacolo si attiri, forse proprio per la forza che ha, per l'energia che rilascia nell'universo e poi tipo... Quarta sfiga, dici. Chissà, ci è accaduto qualcosa di più grande, eleva il pensiero a qualcosa di più grande. Però questo secondo lockdown, difficilissimo, mi ha fatto tanto pensare e per quel che riguarda lo spettacolo mi ha reso questo posto qua, che ho sempre guardato dallo schermino, venivo spesso in platea a guardare e dicevo: è un po' onirico, è un po' da film, un po' che non ho mai visto, invece adesso è concreto, cioè veramente questa può essere una casa. Decidiamo di riprendere pochi giorni di lavoro in assenza della figura del maschio, della tradizione maschile. Quindi ho pensato che la cosa più artisticamente interessante e tangibile è provare a rifare lo spettacolo senza la presenza di lui.
Una cosa che mi sorprende molto è che il testo parte dal funerale del padre. Requiem aeterna donateris Domine. E lux perpetua luceat eis. Oggi è l'alba di un nuovo giorno, gli abbiamo fatto il funerale, mettiamo le cose nel baule, chiudiamolo, non regaliamo niente e pensiamo a domani. C'è una casa gestita da donne con la madre che apre lo spettacolo dicendo: mio padre faceva così, il padre di mio padre faceva così, noi faremo così. Quindi si aggrappa in una tradizione totalmente maschile e maschilista. Quando ci togliamo le parrucche, per me lì, in quel momento lì incominciano ad arrivare tutti i dubbi. Il tuo personaggio, Francesca, è centrale sulla tematica del volersene andare o meno da questa casa. Angustia deve aver già superato la trentina da un pezzo. A 39 anni giusti. È l'unica e ultima occasione per andare via di lì e sposarsi. Se lui fosse innamorato di Angustia come donna, allora anche io sarei felice per lei. Ma lui viene per i soldi. Pepe è il ragazzo più bello di tutto il paese. La cosa più naturale sarebbe che venisse per una di noi tre. O per Adele, che è la sua stessa età. Ecco sì, Adele sarebbe la donna perfetta per lui. No, non può essere, no? Sì. Il denaro può tutto. Ci sono due modi di partecipare a una rivoluzione. Il primo è quello di urlare a gran forza, fisicamente, con delle azioni, le ingiustizie, e quindi manifestare pubblicamente le cose. Un altro modo, che è quello che io trovo vicino a García Lorca e al testo La casa di Bernard Alba, è quello di presentare dei dati di fatto di un momento storico e consegnarli e dire: questo è quello che succede, giudicate voi. Quella mi viene su tale quale le sorelle del mio primo marito. Stupide come montagne, sempre pronte a innamorarsi per il primo barbiere che le fa un complimento. È che le tue figlie, Bernarda, sono già in età da sistemarsi. Ricordiamoci che è un rivoluzionario, García Lorca, e che decide di presentare un documento fotografico proprio per permettere a Adele, alla figlia più giovane, ai giovani in sala, di fare un ragionamento di rivoluzione rispetto a quel documento. Per me il desiderio che i miei figli possano venire qua e vedermi, fare il mio lavoro, che alle volte non capiscono perché sono piccoli, non sanno cosa vuol dire mettersi lì, fa un personaggio, fa la memoria, e quello è un desiderio enorme. In questo momento credo che il miglior modo per manifestare pubblicamente la propria importanza, l'importanza del nostro lavoro, sia quello di fare al meglio, laddove è possibile, il nostro lavoro. Non possiamo chiedere allo spettatore di giudicarci necessari. Dobbiamo essere noi a far di tutto per essere necessari allo spettatore. Lavoriamo
giochiamo con il fatto che ci sia una platea vuota. Ok. Medico, mi sembri più su? Io mi sento sempre uguale. Sì, è tutta una terribile ripetizione. È tutta una terribile ripetizione. Qui non succede niente di niente. È tutto immobile come sempre. Credo che sia importante in questo momento perché ci possiamo incontrare, ci possiamo raccontare ancora una volta che siamo e darci una mano. E darci una mano per andare avanti. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Mi piacerebbe molto che il pubblico venisse affamato e che andasse via a volte col dolce, a volte con l'amaro. Io personalmente penso che il teatro sia l'unica cosa nella mia vita che non mi ha mai deluso. Cioè, per me il termometro è mio marito, perché io ho un marito che fa tutt'altro. E quindi se uno come lui, che davvero si emoziona solo per la Juve, se lui viene qua dentro e si emoziona, io lo vedo con gli occhi lucidi, allora dico quello che ho fatto è stato necessario. Ora, dopo 10 giorni, 11, 12, non so quanti sono stati, rifarlo, quello è stato una sintesi di tutto quello che c'è stato finora per me oggi. Sentire che gli attori più giovani, i registi più giovani non sanno se quello è un luogo dove si può andare avanti, mi dispiace, perché secondo me invece è proprio il luogo dove si può andare avanti. Ma sì. Intanto nessuno importa niente del mio lavoro. Io non sono come voi. Io non ce la faccio a starmene qui rinchiusa. Io non voglio che la mia pelle diventi vecchia. Io non voglio sprecare la mia vita in queste quattro mura. Io domani mi metterò il vestito verde e me ne andrò via di qui una volta per tutte. Io voglio uscire di qui. Io voglio uscire di qui, fatemi uscire da qui. Io voglio uscire da qui. Io voglio uscire da qui, io voglio uscire da qui! Adele! Bene. Basta così. Tanto più che tra un po' me ne vado. Non vedo l'ora. Andiamo a letto. Lasciami stare! Femmina di vetri rotti! Lasciami! Era un gioco! Chiedi scusa! Lasciami! Era un gioco! Era uno scherzo! Perché hai preso un ritratto? Rispondi! Non fare un solo passo! Uno! Non uno! Ti devi fermare! Ti devi! Mi hai sentito? Io non te lo permetterò mai più. Mai, mai più! Io non voglio vivere qui. Abbandoniamo questa casa in guerra. Andiamocene via. Fammi passare. Puoi uscire. Io sono la tua donna, fammi uscire. Non si esce da qui. Thank you.
Vi prego, aiutatemi! Manna! Manna! Manna, ti prego, aiutami! Manna! Manna! Mamma! 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 È tutta una terribile ripetizione. Ci piace. Ho riflettuto molto sulla differenza tra vivere e sopravvivere. Posso sopravvivere ovunque, senza niente e senza nessuno, ma non posso vivere. E capire questa cosa, da un lato mi fa nervoso perché ho detto potevo capirlo molto prima e godermi molto di più, moltissime cose della mia vita. E dall'altro mi fa dire, non voglio mai più sopravvivere per un minuto. E questa è vita. Cioè, questa roba qua fa parte della vita. Non serve, assolutamente. Cioè, non è indispensabile alla sopravvivenza, ma è fondamentale per la vita. Madre di Adelaide, brava, vedi che ci sei arrivata. Beh, che era una trama così complicata. Non voglio dire, Adelaide di questo non ha colpa. No, ma le cose si ripetono. Io vedo che tutta è una terribile ripetizione.